tempo la scarsità, che torna anche puntualmente questo tema, di materie prime. E allora sentiamo la storia e le considerazioni su questa realtà che vive proprio sul nostro territorio. Per l'elettronica, verso gli anni 90, andavano tutto nell'estremo oriente e lì ho capito che cominciavano anche a fare loro delle pizzette a un prezzo ovviamente molto più conveniente. In questo momento ho detto, boh, adesso o mi invento qualcosa o magari in qualche anno non ci sono più. E invece Fides Waldesberger c'è ancora. Contenta di festeggiare i 60 anni della sua ditta Rubis di Stabio, ereditata dal padre, e di raccontarci la sua storia. Una storia fatta di sfide, di passioni. Come la svolta a inizio anni 90, quando Fides, per non soccombere alla concorrenza asiatica nella produzione di pinzette per l'industria, decise di buttarsi anche nella cosmetica. Un ramo dove le pinzette di precisione non erano semplicemente esistenti. Mi sono sempre detto perché. Un brand ora conosciuto ed esportato in tutto il mondo, come ricordato anche dal presidente di Haiti, Oliviero Pesenti. Con molta tenacia, con molta perseveranza, ecco, queste piccole aziende che sono poco conosciute purtroppo sul nostro territorio, che sono delle aziende di eccellenza, piano piano escono alla scoperta e dimostrano che anche in Ticino possiamo fare delle cose fatte molto bene. Il successo però non basta per porre fine ai problemi, soprattutto se questi hanno portata globale. L'ultimo in ordine di tempo, la difficoltà a reperire materie prime. Stiamo cercando di tutto, stiamo cercando di trovare delle forniture, di mettersi a raggruppare, diciamo, delle aziende per cercare di trovare tutti assieme le materie prime che abbiamo bisogno. E abbiamo anche ogni tanto delle notti senza sogno, perché quasi quasi l'acciaio non arriva, un problema non facile a risolvere. Ne ho avuto talmente tante che quello che adesso ce l'ho penso che siano come altri in tempi passati. Fides, insomma, è pronta ad affrontare anche questa difficoltà con lo stesso entusiasmo che la portarono ad inventare il design per pinzette e cosmetiche che tutti conosciamo. Il problema è possibile solo da 15 anni più o meno. E ovviamente se si ha un prodotto di successo viene copiato il giorno dopo, per dire. E allora le chiediamo, come si fa a resistere ancora oggi? Allora, da una parte, ovviamente, essendo un produttore nella Svizzera, lo Swissness è molto importante. È ancora un punto che magari si può chiedere qualche franco di più. È dunque la qualità a fare ancora una volta la differenza. E di riflesso, la pazienza e la manualità della quarantina di dipendenti impiegati, visto che i prodotti, sia gli industriali sia i cosmetici, vengono sì fabbricati coi robot, ma poi rifiniti tutti a mano. Insomma, magari qualcuno ha scoperto anche qualcosa di nuovo di una realtà presente sul nostro territorio. L'Associazione Traffico e Ambiente in questi giorni è nelle scuole con lo scopo di sensibilizzare i giovani e per farlo